Amici, Farme di Bana, puntata numero kawaii! E oggi, ragazzi, dobbiamo fare tante tante cose, Federico. Vuoi dire, Federico, cosa fare? Beh sì, allora, c'è da vendere il trattore alla mia sinistra. Ok. Quello dietro. Esatto, col pianale e tutto. C'è da prendere uno nuovo col pianale. C'è da trebbiare, imballare. Quante cose mi insegni, Federico? Tu mi insegni la vita, tu mi insegni il mondo, tu mi insegni. Ciao Stepitta! Mamma mia, mamma mia. Ah, è in ferie il signor Nicola. Allora si riposi, accenda la Play o il PC, quello che preferisce, quello che ha. E le fonda, perché in ferie Bana bisogna fondere PlayStation e PC. Poi con sto caldo non è nemmeno difficile. No. Non è nemmeno difficile fonderle, quindi voglio dire. Diego dice strano che si trincia. Beh, al Bana piace trinciare, Ma infatti adesso si trebbia. Posso sapere Diego quello che fa oggi in questa domenica bestiale? Ciao Dozzista, ciao Giangi. Allora Federico, che ci vuoi dire? Ciao Joele. Io te vedo che tu mi vuoi dire qualcosa. Cioè l'hai proprio qui, ti si vede, ti sta uscita la boccuccia. Ma guarda, questo è il trattore nuovo col pianale nuovo. Ci giriamo un po' intorno. Ciao Litaio. Ci giriamo un po' intorno, dai, ci giriamo un po' intorno. Eccolo, bello, un crosetto, col crosetto tutto è perfetto, Federico, si può dire che con crosetto tutto è perfetto, Federico, con crosetto, Federico! Federico! Allora, non lo so, io mi sembra che il Melon lì l'ho disinstallato come tutti i programmi, da Windows. Non te lo toglie il Melon? C'ha problemi con i Melon, JD. Robby, ti posso dire una cosa? Inizio a provare da me, c'è un bel fresco. Beati voi, ragazzi. Vogliamo FS25, lo voglio ora. C'è una Jeep che fa, lo voglio ora. Na 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 na. Non vedo l'ora. Na 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 na. Me lo sogno di notte, me lo fanno mai per tutta l'estate. Ma un bel T7, Federici, ce l'ho nel Wolf. No. No. E te basta come risposta l'Onewall. Federico è strano, non si capisce se si è appena alzato oppure sta per ruttare come un vulcano. No, penso che si sia alzato, da poco. Sono svegliato buono ovunque. Michele sta preparando le valigie, Emanuele, perché domani parte per le ferie e non lo vedremo mai più, cioè mai più, insomma, per una settimana, insomma, Micheletto non sarà più dei nostri. Poi, Ah, sì? Ciao, ciao, Stepitta. Va in ferie, non va in ferie, da lunedì a venerdì. Ciao, Stepitta. In una località segreta che non ci ha voluto dire. Non ce l'ha voluta dire. Probabilmente nelle segrete di qualche castello. Allora, dica. Prego. Cosa? La trebbia. Ah, ok, trebbia. Subito capano. Quello è un trattore col carro. Aspetta, mi sale male. Subito capano. No, accendi. Mi sale male. Mi sale Megers. No, ma che non mi sale sulla trebbia? Vai più dietro a salire. Vabbè. Bravo Federico, il tuo trucchetto ha funzionato. Sai com'è? Which you give... Vai, fammi strada, mo. Sì, which you with fly to you. Which you with fly to you. Which you with fly to cry. Bye bye. Balla sì, Federico, perché mi stanno prendendo 6.000 sbadigli in questo momento e sto cercando di... Ma come mai hai fatto tardi ieri notte al lavoro? Ma non so. Ma non faccio più le notti. E allora che hai, Federico? Hai fatto tardi a fa... Hai fatto... Ieri sera hai fatto zifidi in zifidi. No, mi sono messo il computer, sono andato a letto a luna. Hai fatto un zifidi in zifidi ieri sera. Io lo so che ti ho fatto un zifidi. Cosa ho fatto io? Un zifidi in zifidi hai fatto. Hai fatto le porcate. Lingua... Hai fatto che le porcate. Sei andato nello circolo delle porcate. Hai fatto le porcate nello circolo. Hai finito. Allora. Io sono in cagate. Allora, ho fatto un rombo di paglia. Allora, Joe Gamer, se c'è qualcosa da dire lo mando da te. Joe Gamer dice: che bella mititrebbia, Robby. Beh, dobbiamo fare i complimenti al Bana, del Bana. Bana, che bella mititrebbia, guy. Anche se io avrei messo una lametta un pochino più grossa, però siamo sulla Heller, ma che non sui campi di mia. Sì, però famo prima, a parte sì, scassare la minchia. A parte che tanto, ragazzi, dobbiamo fare mezzogiorno, quindi non è che appunto.
piano piano la fritta non ce l'avevo. Se no mi ero già messo a imballare, invece dovevo fare mezzogiorno. Hai ragione, ragazzi. Sì, hai ragione, hai ragione. Hai finito? Hai finito? Sì, c'ho l'acqua che sta devi viennetta oggi. Allora, c'è l'acqua che sa di viennetta. Rebbia, mi ordini a me, visto che stai lì, mi ordini una come si chiama quella che la sera la bevo e faccio i tuttini? La Schweppes al limone? Grazie. Dio. Tu che prendi, Federico? Beviamo insieme a Trebbia. No, una Pepsi. Una Pepsi a Federico. Quindi una Pepsi, una Schweppes al limone. Tu, Trebbiuccio, che ti prendi? Una Corona, una birra? La birra Corona, quella che gli ficchi dentro il limone? Glielo devi proprio mettere dentro. JD dice: fatta pulizia, da quanto non toglievo un gioco dal PC? Dice JD. Ma JD, sono quei giochi morti. Quei giochi lì, JD, durano un mese e mezzo. Poi sono decessi. Oh oh oh. Trebbia dice: una Peroni. Giogamer dice Ichnusa. Sì, credo che si scriva così, la birra sarda. La può bere, sì, Berti. Pierzi l'Ichnusa. Pierzi, prendete l'Ichnusa che stai laggiù. A parte che pure Samomila sta in Sardegna. No, è Samomila che sta in Sardegna. No, Pierzi, Pierzi sta in Sicilia. Mi sono confuso per un attimo. Mi sono confuso. Sì. La Peroni la conosci per Claudia Peroni? Ah, JD, tu hai fatto veramente una battuta simpatica che mi è piaciuta veramente tanto. C'è Alessio in vocale o... Ciao Beccar, buongiorno. Pierzi se prende la birra dello stretto. Ma tu, Pierzi, non sei astemio come me? Mi sbaglio, piccolo cigno che balli sui laghi dei cigni? Trebbia. Ma Diego Lape, dove sta? Diego Lape, facce sentì la tua presenza. Che noi qui, se non sentiamo la presenza di Diego, è un macello. Ma Diego Lape, dove... E quindi ho visto solo il Milan, posso commentare solo il Milan. Aspetta che te fa un commento. Bussano a quest'ora del mattino. Buongiorno. Salve. Scusa, attimo, che c'è un concerto di Peti. No, non era per accogliere Michele Peti, era un commento sul Milan di ieri sera. Allora, grazie, grazie. Buongiorno Micheletto. Salve, buongiorno. Buongiorno, bellissimo. Buongiorno, bro. Stiamo qui un po' a Trebbia. Stiamo un po' qui a Trebbia. Robby, ma un commento su Trizio Serie A, l'ho scritto, si scoreggia. Ero astemio, fine 18 anni, poi ho capito che per andare avanti c'è bisogno di qualche cosina di forte. Sì, il caffè. Poi, saluto alle Z, saluto Dan, saluto... Niente, tutti salutano. Buongiorno, Michele, che sta gente facendo le valigie. Michele, non lo sentiremo più. Fa le valigie. Cioè, per questa settimana, intendo. Questa settimana, giovedì ci sono. Ah, quindi è una vacanza breve, fai tata. Quanto lo appucci, fai tata. Fai come ho fatto io le ferie da lunedì al... Vabbè, sono tornato a guerra. Allora, allora, Michele, cosa hai messo in valigia? No, in realtà la valigia non ho ancora fatto. E che aspetti, che mo parti? Vabbè, che ci vuole fare la valigia? Michele, quando parti? Per ti zero o ti parti domani? Ma che cazzo? Michele, quando parti? Per ti zero o ti parti domani? Che cazzo ha detto? No, scusa, non capisci il pugliese. Ti dicevo, Michele, quando parti? Parti in serata o parti domani? No, domani mattina. Non sono ancora arrivati scrotini. Questa quindi è live senza scrotini, ufficialmente. 10:56. Ma uno è in Calabria, quindi che c'entra con la Sicilia? Ma che ne so. Allora, detto questo, Federico, mi ha lasciato qui come un pirlone. Che devo fare, Federico? Io vi ho detto campo 125, 126, però... Campo 125, 126. Arrivo subito, Fedino, Che ha fatto Frozen? Che ha fatto Palo? Michele, che ha fatto? Qua, io, in realtà. Michele, senti, io ti seguo a te. Fammi strada e mi fedo di te, Michele. Mi fedo di te. Michele, mi fedo di te proprio... Anzi, sai che ti dico? Chiudo gli occhi, guarda, nemmeno apro. Secondo me... Sì, dovresti frenare, però. Ah, ok, è meglio che li apro, Federico. Sì, però se ti agganci al carrello mi tiri... Vengo... Sì. Portami a spasso, prendimi la manina. Stai fermo con la Trebbia. Vai.
ci sono stati, ci sono stati Diego Live, Diego Live, le macchine, Diego, Diego l'iPad, abbiamo avuto dei problemi. Diego l'iPad, Diego l'iPad. Senti, non c'ho voglia di fare tutto il giro. Sì, però se non mi chiamate Diego l'iPad, io non... Chi cazzo è? È il nostro amico piemontano. Piemontano. Allora, andiamo lì. Tu hai sempre dei problemi, dice Diego, probabilmente o a Michele o a Federico. Allora... Te penso che non riprendi i problemi. Sì, ma perché farsi la stradina quando puoi passare sul campo del vicino, vero? Esatto. Perché il campo del vicino. Il campo del vicino è sempre più bravo, bello. Bravo, Michele, io e te ragioniamo. La denuncia che ti arriva è sempre più bella. Michele, io e te ragioniamo allo stesso modo. Ma ti devi vedere mentre lo fai. Federico, io e te abbiamo la stessa mente. Michele, è sempre più bello. Michele, abbiamo la stessa mente. Ma lei che vada, ci arriva un colpo di spingarda, sale grosso. Michele, la mente è uguale, io e te. Tu stai prendendo il lato corto, Dio. Ah, ok. Mo, vabbè, faccio la... Michele, poi se vuoi mollarlo qua, tanto c'è... Allora, faccio la... faccio... Non ho capito. Se vuoi mollare di qua il trattore, anziché lasciarlo lì. Diego, faccio la... La mollo di là, aspetta, Federico. Faccio la... Faccio la... Ma non è ancora mollata. No, faccio... Faccio la... Tira dritto senza contare la strada, mica da fastidio. Poi... Ora non molla. Via, via! No, ho fatto la... Ho fatto la... La testata. Bravo. Lo vedi che hai capito quello che volevo dire? Allora, quando dico che te abbiamo la stessa mente, perché dici no? Sì. E sai come chi va col... No, non la posso dire sta cosa perché sennò c'è... Si dice chi va col quello che... Chi va con chi ha problemi di deambulazione, ha problemi di deambulazione anch'esso. Per proprietà transitiva. Ah. Micheletto bello. Stefano, hai cagato. Micheletto bello. Micheletto bello, Micheletto bello. Micheletto bello. Micheletto bello. Giustamente lui ha sempre il 50% di possibilità di sbagliare. Ovviamente il tubo della trebbia da che parte ce l'ha? Dalla parte del campo da trebbiare, mi sembra ovvio. Sì, no, è che facciamo delle circolazioni, diciamo a livello fonetico, cerchiamo di cerchiamo di fare delle di virtù costanza, no, di necessità, sì, cerchiamo di fare di virtù. Ho letto che nel 2011 era uscita la cosa del... Che cos'è? Una... Grazie di Stefano che ha mandato un pappagallo su una ruota, grazie. No, è una rana, che è? Un pappataccio. È un pappataccio, grazie Ste. Vedi, ma immagini Robby sopra un monociclo, che cosa è in grado di fare? Mamma mia, ma te rendi, ma te immagini Ste Robby con un monociglio? Grazie, grazie. Che ha mandato il pappataccio. Grazie Stefano che ha mandato il pappataccio sul monociglio. Lo sticker è Robby che cammina sui nervi di Federico nell'equilibrio tra farlo sbroccato. Lo sai che è una cosa poetica quella che hai scritto, Ste? Non lo voglio io. È una rana, dice Trebbia, e manda il piccolo scrotino, il secondo scrotino della giornata. Firtin, grazie. Grazie, wow, grazie. Quanto faccio devo stare io perché arrivino gli scrotini? Sì, Federì, è incredibile. Scrotino numero Firtin. Mamma mia. Ciao, Vignaz. Che momento. Com'è da voi oggi il tempo? Dite, caldo, afa e umidità al 50%. Mi fa caldo e nuvoloso e minaccia pioggia. Qua invece minaccia di ucciderti col calore. Io spero che Michela, non la macchina, Michele, dice Lone Wolf, tiri fuori il meglio che in lui. È vero. Dicevo Lone Wolf. No, Lone Wolf, Stefanov. Stefanov. Stefano. Chi è il cugino... Ma hai appena ricordato che io già avevo la macchina che faceva cagare con la polvere e lo schifo. Sarà piovuto 4 gocce di sabbia probabilmente, farà più cagare di prima. Federico,
quando esci che devi andare a prendere, portati una pala per sparare la sabbia. Sì, sì, no, sono sicuro farà cagare per andare al lago dopo. Qua Alto Friuli, 18 gradi e temporale. Beati, beati. Robby, comunque una volta la prima giornata di campionato era per vedere le squadre che si sono rinforzate come dai titolari nuovi, che state invece sono trovati gli stessi 11. Per forza, fanno l'acquisti 3 giorni prima di giocare. Ma la mappa ungherese piatta con due robe dentro e due campi quadrati? Invece io nel mod news ho detto pare interessante, pare carina. Che c'è, Federico? Che vuoi dire? No, non ho capito a cosa si riferiva. Vuole sapere la barra blu che cos'è vicino a quella verde? Quella del gasolio, Federico, accanto a quella del gasolio. C'è una la blu. È la di blu. Anche la GPS è verde e blu. Infatti io per quello che non avevo. Quella invece è la GPS. C'è la moto dalla di blu e... Urea, o chiamatela come volete. Watch is green, oh watch is green, watch is good, watch is... Vedi, io che Robertino me ne fotto della macchina che sta per... Def che sta per... Def sta per... Defluening Energy Fuel. No, sta per Diesel Efficiency Fluid. Vabbè, più o meno quello che ho detto io. In effetti anch'io devo ancora abituarmi a questo hub nuovo di questo gioco in anteprima. A me quando Stefano manda il sarcasmo è una cosa che mi fa male. Quando Stefano manda la Stefano è il re del sarcasmo. Cos'è Stefano? Il re della effettivamente il re della è più che altro il Michele, mi porti quel carrone per favore che aspetta. E devo scaricare. Io sono in gioco. No, sì, io sto iniziando a imballare l'altro campo. Poi Michele stava facendo le valigie, stava mettendo dentro la mostarda nella valigia, la lasagna, la mostarda di Digione. Digione è in Francia, no? Sì. Dove è passato Napoleone con i mille a unificare la Francia. Hai un po' di confusione dal punto di vista storico. È morta Vendelon. Era anzianotto, mi sa, è vero, amo? Stefano dice torno nell'oculo, ma no, stai qui con noi, Stef, perché te ne vai? Che cos'è? Ti fermi, oddio, per favore, così. Fermi! È bellissimo! Trebbia, cosa cazzo hai mandato? È qualcosa di stupendo! Il procione che canta Pedro Pedro Pe, che palla! Ma sei scemo. Grazie! Cioè, vivi sotto un sasso praticamente. Mai visto in vita. Perché l'abbiamo mandata 6.000 volte su Telegram, no, No, io non l'ho mai visto. Questa l'ha messo cagare. Allora, mi fai mettere come GIF? Aspetta, la cerco, è procione come GIF proprio. Allora, mi raccomando con la P davanti, eh. E non con la F. Procione balla Pedro. Eccolo! Pedro, praticamente il meglio del Santa Fe. Grazie, ma la cippe dell'anno, lo sticker dell'anno. Ma c'è da diversi mesi, non è per dirti. Porco. E poi Matthew dice il DEP era il virus perfetto. No, era il WEP quello, con la V, il VEP. Matt, mi sa, era il VEP in Fallout. Poi 88 anni, dice Diego. Magari io ci arrivo a 88 anni, Diego. Ci arriveremo noi a 88 anni. Speriamo. Poi dovete firmare. Ma l'importante non è arrivarci, è come arrivarci. Cioè, arrivarci bene, insomma, in salute. Andrea, buongiorno. Andrea. Per aggiornare sugli Michele sugli acquisti, io ho venduto il fendino col pienale, ho preso un John Deere più grosso col pienale. Fa piacere. Sì, quello che ho dovuto scaricare. Per affittare la per fare la fare un albero. Ci vuole il seme. Per il mio seme. Ci vuole. No. Io con sti tre cagarazzo in casa penso che vivrò pochi anni, dice Diego. Bene. Fede, non guardare la live. No, che cosa è successo a te? Poi, Metti ha detto, ho sempre capito DEF. No, WEF, perché è un virus, no? Virus evolution, cioè in italiano è virus di evoluzione forzata, ma credo anche in inglese. Diego, però posso farti trovare il lato positivo. Pensa quando arriverai al punto che dovrai farti cambiare i pannoloni. Lì sì che potrai vendicarti. Poi, allora, adesso ho due cose. Ultimo giorno di ferie di Viper, dimmi. Allora, prima roba, ho letto il commento di Diego. E il concime o lo dai sui campi. Io proprio quello volevo dire.
bisogna biogas. Allora, il problema è che per letamare un campo ci vogliono 80.000 litri di miliardi di concime e le stalle ne fanno sempre troppo poco. Ora, cioè, da aumentare, dipende dal numero di vacche che c'è, hai, da aumentare sto cazzo di produzione di concime. Modder, ho fatto una modder che aumenta il concime, ho già alzato aumenta la modder, la domanda che la mod del Gutalax da aggiungere, no, posto realtà... del minerale. La domanda, ma sull'erba che era anche troppo, infatti ho tolto la domanda che faccio a Fede è: nella realtà, no, una stalla media quanto ci mette per riempire un carro di cacca? Allora, prima cosa, deve avere la stalla proprio tutta sulle tire, perché le cuccette non le svuoti, quindi queste stalle qua non farebbero le tame, ma solo le guame. Poi non è che ogni giorno ti produce un tot, quando la pulisci ti fa le tame, fino a quando non la svuoti totalmente non fa niente. Sì, ma quanti giorni ci vogliono per il più caro? Pulisci ogni quanto nella realtà queste vacche? Mediamente? Ma sei mediamente cieco. Si pulisce ogni quanto? Allora, fai il conto che non c'è un tempo medio, alla fine dipende da quanto è grossa la stalla, da quante volte gli butti la paglia per tenergli il letto pulito e mano a mano si riempie, perché poi giustamente se hai una stalla grossa, tutta con la paglia, tu gli butti la paglia, ma alla fine, ora che si sporca veramente, ne passa un po'. Vabbè, se sono box piccolini, se sono box piccolini, tipo per i vitelli, quando... quei vitelli lì magari dopo che sono nati, gli dai il latte, li svezzi, perciò gli togli il latte, li metti in gruppetti da 6-7, quando poi quelli diventano abbastanza grossi da andare in gruppi più grossi, cambi quella piccola lettiera e quella lì la svuoti più facilmente, magari dopo non so un mese più o meno, ma sulle stalle grosse alla fine ne passa un po'. Ma che ha fatto Vitellozzo? Dimensione della stalla, animali dentro, quanto si sporca, magari stagione estiva, stagione invernale. Ti non è fissa. La stalla dove stavi tu? GD, ti rispondo alle tue domande. Come mai cedo al formattone? Perché ci sono troppi problemi tutti insieme e faccio prima rispetto ad andare a risolvere problemi su problemi. Ad esempio, stamattina non mi faceva cambiare il titolo della live. Impossibile aggiornare il feed, ho dovuto riavviare il PC, me l'ha fatto cambiare. PD, te è un problema fra tanti. Poi, non era il contrario. Poi, per risolvere il cielo nero. No, ma non è per. Si fermi! Ma figurate se è formato per il cielo nero. Il cielo nero è solo un disinstalla il gioco e ristallarlo. Che dovresti farlo, secondo me? Lo faremo insieme Farming, esce quello nuovo. Lo faremo insieme al dottor Silchioni. Tre mesi ancora. Lo faremo insieme al dottor Silchioni quando mi viene a trovare. Poi, Scendiamo a Sirchioni, Peru del cognome, si chiama Peru Sirchioni. Allora, chi è che sarebbe su? Federico, un 200 capi fanno 7.000-8.000 litri di liquame al giorno, dice Andrea. Bravo, era questa la risposta che volevo, ma il letame. 200 capi, quanto letame fanno al giorno? Sì, ma il problema è che qui lo puoi contentare, ma allora perché va a finire in una cisterna appena finisce. Cioè, appena fanno quello che devono fare. Appunto, il liquame va direttamente in una cisterna e lì sai quanto aumenta. Ma letame, la lettiera che poi fai il cumulo è ok. Ma fino a quando, cioè, non hai una misura. Cioè, mano a mano tu gli metti la paglia pulita, a una certa dici ok, è alto il livello, la pulisco. Però dipende da quanto è alta c'è la stalla, dalla grandezza e tutto. Però ci sarà una media di un vitello quanta cacca fa al giorno, manco quello si può sapere. Samumila lo saprebbe. Io sono sicuro che Samumila sa quanto un vitello caga al giorno. Ma aspettiamo che arriva e glielo chiediamo. Non poi, vitello, scusa, una vacca. La stalla, allora, dove sono adesso? Hanno sì le stalle col grigliato e le ruspette. Poi c'è la stalla nuova con la lettiera. Lì non è che c'è un tipo... cioè sono dai vitelli alle vacche asciutte a quelle le magari... No, le manze. Poi ogni animale in base alla razione caga più o meno. Ma non c'è tipo un cagometro da mettere nel culo delle capito? Cioè Robby, ma perché che ne frega di sta cosa? Niente, no, lui si è fissato che deve per forza avere un numero e lui vuole avere sto cazzo di numero. Allora Giants ha messo che la vacca fa un tot di cacca al giorno. Quel valore è a cazzo. È sbagliato. Se nessuno l'ha mai misurato. Se nessuno ha mai misurato quanto caga una vacca, è messa a caso. Sì. Secondo te,
sono andati lì vacca per vacca a misurare quanto no, pare. No, però vedi, queste cifre che ha detto Andrea, le saprà la Giants, no? Che 200 capi anche fanno perché, scusa, 7.000-8.000 litri. Come, se tu devi scegliere un valore unico, da lì c'è un problema, perché io nella mia ignoranza presumo che una vacca da latte non potrà mai produrre la stessa merda che fa una vacca da carne, perché bello, sarebbero tutti i valori, esatto, da mettere. Ma anche solo quando la vacca va nel periodo di asciutta, ovvero quei due mesi prima del parto, che gli togli l'insilato, già lì cioè, fa molto meno. Robby, non mangia insilato, allora la soluzione è questa ai tuoi problemi. Ricordo che un po' Robby è come dire che cucaghi uguale cucchi giorni, cioè dipende da cosa mangi. Allora ricordo che un Peggy 3, non so se hanno avuto cura di questo dettaglio. In farming è sbagliato anche il digestato nel biogas, dice Marco. Come mai? Spiegaci. Io sono sempre stato dell'idea che se tu butti una botte di liquame ti ritorna indietro una botte di digestato, non una botte di liquame, un quarto di botte di digestato. Ma io posso far notare una cosa un po' più fondamentale che sta che leggermente sottovalutando in tutto ciò? Sì. Che tu non sei altro come un cracquega 1000 cavalli, ma... sì, bene, parliamo spesso delle misure, vero, Il problema delle misure, ecco perché... il problema delle misure è un problema che mi affligge da tempo, ho sempre detto. Scusa, è più grande di un ganghini, io non vorrei dire. Che dicono che le misure non contano. No, è che affligge, voglio. Ci sarebbe un piccolo problema di scala da sistemare prima di cucco. Sì. Il detersivo o l'allenatore, Nebio? Sì. Di scala 40. Hai giocato a scala 40? A quanto pare ne fa farming, sì. Allora, belli questi discorsi. Mi piacciono, Federico, perché ci fanno entrare all'interno un po', no, di quelle che sono poi le meccaniche, no, di gioco, che poi noi magari non vediamo, perché il gioco ha delle sue dinamiche, dei suoi calcoli, che fa fuori, no, da quella che è la nostra sfera effettivamente visiva, però oggettivamente possiamo andare poi a toccare con mano certe meccaniche nel momento in cui esse vengono nascoste, no, agli occhi del giocatore, però funzionano sempre in background. Quindi che cos'è il background? Per il background è tutto quello che funziona dietro, che noi non vediamo ma che c'è. È per quello che io mi chiedevo. Allora, ma la fi, Stefano, la fi, la lettera greca, la fi, esiste, giusto, Michele, in greco la lettera fi? Quante cose so, io ho studiato greco, latino, lamantino, la scuola è molto bravo. Allora, peso variabile, oltre al colore e alla forma, inoltre, anche la quantità e il peso variano da animale ad animale. Una mucca produce circa 30 kg di letame al giorno. Grazie che finalmente Florio ci ha dato delle cifre di cui abbiamo bisogno. Quindi 3.000 litri di cacca ogni vacca. Quindi una stalla da 20... Gecko, 30 kg! 3.000 litri in farming, non ci sono i chili. No, sono 30 kg. 30.000, quindi. Quanto è 30 kg in litri? Sono 30 kg. Saranno 30. Non sono niente. Allora, devi non capire che la Giants ha messo litri come unità un po' universale. Perché Robby, il frumento non lo misuri non a litri. Un litro di piombo. Esatto. Vabbè. Sì, vabbè, però tu adesso, no? Anzi, hai fatto 5.000 litri di grano. No. Se vuoi li ricarico tutti sul carro e andiamo sulla prima bilancia che c'è, vediamo il peso. No, però non è... Allora, il carro è da 20... No, da quanti metri cubi è, te lo dico subito. Allora, diciamo metri cubi. Da 32 metri cubi. Allora, ci sarà una trasformazione fra litri e chili, no, Michè? Sì, devi fare calcolo in base alla densità. Esatto, ti serve la densità. Ma la densità non esiste in farming. Roberti, è quello il problema. Ho riportato la paglia sul campo. A parte che poi 30 kg, se vuoi fare la misura in farming, saranno 30 litri, non 3.000 litri. Che cazzo è, una botte? E 3.000 litri quando... 30 litri quando lo riempimo un carro? Con 7 partite?
Bisogna farle cagare di più ste vacche, raga. Su. Qualcuno mi dia la forza, perché io non, allora, non ce la posso, non ce l'ho, non ce l'ho. Dimmi, Fede, dimmi. Posso farti presente un piccolo dettaglio? Sì, Fausto. Fausto, che in farming tu giochi praticamente con le stagioni a un giorno. Sì. E quindi praticamente ti ritrovi a dover dare il liquame o quello che è a un campo ogni 4 giorni. Nella realtà tu lo fai una volta all'anno, quindi tu usi l'accumulo di letame e di robe di 360 giorni. Buongiorno. Il P è anche il nome del simbolo del diametro, dice Sartox. Oh, qualcuno che capisce qualcosa. Bravo, perché voglio dire. Ci faremo un vlog su sta cosa della merda. Della merda. Faremo un vlog di merda, proprio deciso su questo. Decido. Ah, ecco, un'altra cosa che io spero, che finalmente inseriscano i chili in farming, che finisca sto sistema di litri per tutto, no? Miguel? No. Oppure per far contento, no, Peru non mi sposta per sta cosa, dai, una battuta. Per far contento Peru possono mettere le once. Non ho capito. Che merda. Non l'ho capita. Perché a Peru il sistema imperiale dà fastidio, quindi lo faccio così. Tipo le libbre, le once, quelle cose lì. No, sì. C'ha ragione, danno fastidio anche a me. Dovrebbe... E poi, poi capisci dov'è il problema? Cioè, loro non solo hanno delle unità di misure strane, ma ti confondi anche, perché loro usano le once per il peso e le once liquide per i liquidi. Così, ma in realtà sono unità di misura differenti, perché hanno valori di conversione diversi. È come il fatto che usano i pounds massa e pounds forza, perché i pounds sono stati inventati prima che hanno scoperto la gravità, e quindi è la stessa unità di misura sia per la massa sia per la forza. Ma una scronzata. Ed è anche una valuta monetaria, caro il mio Peru. Ciao Mattia, buon pranzo. Su farming potete scegliere l'unità di valuta, di misura, di temperatura, ed è per gli ettari e così via. Ma i litri ve li tenete. Ciao Mattia, buon pranzo. Sì, anche lì hanno fatto, va bene. Ma sai che ieri sono stato in spiaggia, ho visto le once. Ma ti è arrivato un tappone in bocca o... No, già arriva adesso, io mango. Allora, Micheletto, prenda il 6M. Anzi no, sì, le... Devo ritrovare quei video, ho visto non canco campo fa. Cosa di? Perché c'è le luci gialle? Questo. Michele, ecco. Lo voglio, posso inviare. C'hai i fari gialli e le luci nuove. I fari gialli. Visto, allora, aspettate un attimo. Io di farming non capisco se si misura tutti i litri, perché i cassoni hanno unità di misura diversa dai litri. I metri cubi, non si capisce. Visto, è quello il problema. Visto che è ne ho bisogno per me, cerco qualche specialista bravo per tutta la comitiva. Ti facciamo fare la villa. Io l'ho persi, ste, quando fanno ste cose, i discorsi, io li perdo, ste. Com'è? È vero che l'ha inviato semplice su lui il discorso. O ste, com'è, li perdo? Io vi ho chiesto solo quanto deve cagare una mucca in farming, basta. Poi, allora. Ed è una delle novità del 22. Però, guarda, però vedi come tutto è un cerchio, si torna all'inizio. Siamo partiti dal parlare di merda, siamo arrivati a parlare di unità di misura di merda. Esatto. È una merda. Dai, che e comunque il filone principale del discorso che si parla di merda è rimasto, no? Sì, però vi arrabbiate troppo sulle cose. C'è più scialla. Io odio queste cose. Scialla. Allora, non io uso la parola capisco, calmo, perché il banna non la può sentire. Scialla. Più scialla. Scialla mi fa più cagare ancora. C'è un sinonimo che non ti dà fastidio. Be quiet. Tranquillo. No, non la può sentire il banna, tranquillo. Manco tranquillo. Grazie, be quiet. Stai sereno, Federico. Sereno, dai, sereno. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene, arcobaleni. Abbiamo visto. Arcobaleni, allora. Nel balcone. Kawaii. Kawaii è carino. Vabbè, non ci provare con me. E sai che me l'ha detto pure una ragazza una volta? Per gli uomini non lo puoi usare. Cosa? Kawaii lo devi usare quando parli a una donna, perché se lo dice un uomo non esiste più quel confine e quel limite, sono dei limiti che avete voi. Unicorni, kawaii, bandiere tricolore lì, com'è? Multicolore. Allora, Stefano dice, la nostra. Stefano dice,
Stai tranquillo, Federico. È un Peggy 3. Ma no, ma io dico Gago è mio. Allora, nessuno mi ascolta. No, devi capire che a me, quando faccio certi discorsi e mi viene detto è un Peggy 3, da quello lì che sì, stai imballando adesso. No, non te l'ho detto, l'ha detto Stefano. Stai zitto. L'ha detto Stefano C86. Stai zitto. Il nostro utente. Sì. Ho visto! Ah, ecco, non mi metti in mezzo. Di solito lo dice lui, infatti poi Stefano bastardo lo ridice perché sa che mi dà fastidio perché lo dice quell'altro stronzo. Stefano, ti è andato bene, ti sei preso del bastardo, io a me è andata peggio. Poi avanti merda, scusa. Se vedi, Beh, peggio stronzo che bastardo. No, magari faccio qualche discorso un po' più serio, no? Sul discorso di farming barra cosa che si potrebbe fare più reale, E mi viene detto è un Peggy 3, e che cazzo c'entra? Non è che tu. E infatti una volta avevo detto, non è che sbudelli una vacca così apertamente. No, ci dissociamo. Noi qua non me sbudelliamo. Ne frega cazzo. Noi qua, noi qua tagliamo solo le zucchine e basta. No, mettila io ho un dito per farlo. L'unica cosa che facciamo è tagliare il farlo zucchine. Ti apri un dito. Esatto. Possiamo rimporcare la caima dicendo che è il 2015 che Farming è un simulatore solo di nome, ma non è gioco. Quindi... Ma penso è sempre stato solo di nomi. Vabbè, è un po' come gratuito. Io prima del 2015 non l'ho giocato, quindi non te lo so dire. Vabbè, io... dopo sì. Io ho iniziato col 17, vedevo i video del 15, però sì, alla fine... Bana vuole come dire... Come dice qualcuno, non vanno a togliere. Ma Bana, con la sua calma, ci vuole dire che... Anche se non è un simulatore, ciò non toglie che si possano fare le cose... fatte bene, insomma, con un po' di attenzione, con un pochino di piglio, Michele, no? Avere un pochino di piglio in quello che si fa, avere un pochino più di attenzione in quello che si fa, avere più un po' più di cura in quello che si fa, organizzare meglio quello che si fa, cercare di prendere come spunto la realtà in quello che si fa, cercare di avere un po' più organizzazione in quello che si fa. Cercare di, diciamo... Pronto? Cassa la terza? Metti la quarta e batte una E allora non si può di niente qua. Guarda, da 80 spettatori a 60 siamo crollati. Dove sono andati 21? In un minuto sono spariti... In un minuto sono spariti 21 persone. Mi sa che qualcuno più ha schioccato le dita. Che è successo? Thanos ha schioccato. Ma le prime sono dimezzati. Federico ha schioccato Thanos. No, Robby, Cancuno di Viso Gue... Non fa infatti Peru, ho detto solo che ci siamo accavallati, solo che qualcuno ha schioccato le dita, ma male. Esatto. Accavallati. Ma questo è ciò che gli è arrivato lui di quello che avete detto voi, nel mentre. Insomma, ogni volta che si gioca a farming, dice Sartox, bisogna avere a fianco il ban, esatto. Che ci dà una dritta. Ce lo mette un po'... Allora, faccio il serio, dice Stefano. Vede, introdurre tutte le possibili variabili naturali presenti nel mondo reale verrebbe fuori un gioco da 500 giga, nel quale il 90% dei giocatori sai che fine farebbe se tu introducessi tu la Mais Plus. Ma io infatti non ho mica detto di aggiungere tutto. Come si tutto? Pierzi ha detto i bot sono crashati. Io non uso bot, però se me li manda Twitch non lo so. Ma in realtà in tutte le chat ci sono bot, anche che tu non vuoi. Sì, ma 20 mi parano tantini, No, ma secondo me è il conteggio di Twitch che non è in tempo reale. Cioè lui ma magari... Ma reso conto adesso cioè, dopo sì, lui, anni. Lui ogni 10 minuti... ogni sì, bot. Ogni 10-15 minuti aggiorna i spettatori e bau. Ne sei reso conto adesso dopo 10 anni forse che... Forse quei 20 non hanno amato il discorso sulla cacca? La cacca guarda, saranno stitici, che te devo dire, lo sono anch'io alla fine. Chi è che ha scritto che era stitico? Mister, forse fa io cago tutti sì, i giorni mister uguale. Prima, il nostro piccolo fagottino ripieno di Nutella. Mister, come ti capisco? Nessuno capisce noi poveri stitici. Dove porto sti balloni, Federico? Nella parte nuova, cioè dove hai io spero che il cane del mio vicino non si senta. E invece no. Si sente? Spero che non lo senti nell'aria. Discord, sì. Poi ragazzi, questo è dalla notte alle 3:30, alle 5, alle 6, la mattina, durante la live, la sera. È così. Robby, se tu non parli, non ci parli fino alle 10.
Nessuno. In cane in live non lo sai, perché su OBS ci sono i filtri, su Discord no, quindi gli amicotti che io sono in Discord. Avevo già messo le ciabatte, ero già, non so se al piano di sotto, al piano di sopra ce l'hai allo stesso livello, non ne ho idea. Se ne fotte del tuo filtro, dice Stefano, si sente, vedi. Ma sai perché si sente? Perché quando parlo si attiva il microfono e quindi si sente. Poi te l'avevamo fatto alzare un po' di possibilità, sì, perché non si sentiva. Sì, patà, è vero, piccolo. Un piccolo patà, patà snello. Piccolo Peru.